Oggi nuovo capitolo della serie Qual è il tuo problema? E voglio dare risposta a Lucia che mi chiede come tonificare al meglio la pancia. Avere un addome tonico, piatto e definito dipende da tre fattori. Fattore numero 1, ridurre il più possibile gli alimenti che creano gonfiore gastrico e intestinale. Fattore numero 2, tonificare ovviamente tutti i muscoli addominali, sia i retti, gli obliqui che i trasversi. E in ultimo, fattore numero 3, ridurre il più possibile il grasso sottocutaneo che appanna la muscolatura. Solo così potrai ottenere la famosa tartaruga. E se tu ti accontenti anche di meno della famosa tartaruga, la strada da seguire è sempre la stessa, solo che è più facile. Precisato questo aspetto, ora voglio darti qualche dritta su come tonificare al meglio i tuoi muscoli addominali. Dritta numero 1. Quando fai qualsiasi esercizio per gli addominali, associa sempre una contrazione volontaria risucchiando l'ombelico verso l'interno e facendo un'espirazione forzata, massimale, come se dovessi soffiare su una torta e spegnere 100 candeline in un colpo solo. Dritta numero 2. Fai gli esercizi sempre molto lentamente. Ricordati che più è alta la velocità, più diventa semplice l'esercizio. Questo vuol dire che per ottenere lo stesso stimolo allenante devi fare molte ripetizioni di più inutilmente. Ricordati sempre che bisogna allenarsi poco ma molto bene. Dritta numero 3. In ogni seduta d'allenamento devi fare almeno un esercizio per ogni gruppo muscolare principale. Quindi un esercizio per i muscoli retti, un esercizio per i muscoli obliqui e un esercizio per i muscoli trasversi. Ah! Ma come faccio a sapere quali esercizi devo fare? Te lo spiego subito ed è più facile di quanto tu pensi. Tutti gli esercizi dove fletti il busto sul bacino e viceversa vanno bene per allenare i muscoli retti, la tartaruga per intenderci. Invece tutti gli esercizi dove devi fare o una torsione del busto o un'inclinazione laterale, questi vanno bene prevalentemente per i muscoli obliqui e trasversi. Questo funziona ovviamente in linea di massima, poi ci sono tutte le eccezioni sul caso, come per esempio le flesso torsioni, un movimento composto che ti dà la possibilità di allenare sia i retti che gli obliqui e i trasversi. Oppure le posizioni cosiddette di isometria, i famosi plank, fatte con tutte le variazioni del caso. Per rendere tutto più chiaro e facile, ora ti faccio vedere qualche esempio che tra l'altro puoi trovare nella sezione video della pagina Facebook Belle in Forma in 30 minuti. Queste sono in grandi linee le cose che devi conoscere per ottenere un addome piatto e tonico. Ora spetta a te mettere in pratica questi consigli, scegliere gli esercizi giusti per te e darci dentro con l'allenamento.